Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo. Abbiamo ascoltato la lettura del lunedì della seconda settimana di Avvento nel contesto di una celebrazione di una Santa Messa, però all'onore della Madonna, perché oggi si ricorda nella Chiesa Cattolica un evento lieto, ecco, per l'Italia, soprattutto un grande onore per l'Italia, perché oggi si ricorda la traslazione della Santa Casa di Maria Santissima a Loreto. Voi sapete cosa la tradizione ci racconta, tradizione che è attendibile, perché è certo che le tre mura che sono alla Santa Casa di Loreto non sono roba occidentale, ma è roba della Palestina, e la tradizione ci racconta che gli angeli le hanno portate miracolosamente prima nella terra della ex Jugoslavia, in Istria, e poi a Loreto, proprio deposite, proprio appoggiate per terra, sono mura senza fondamento. Oggi è festa grande, specialmente nella diocesi appunto di Loreto, un giorno in cui ricordiamo appunto ciò che è avvenuto in quelle mura, l'incarnazione, e uno dei tanti doni che il nostro Signore ha fatto all'Italia. L'Italia dovrebbe essere molto grata a Dio per tante cose belle che il Signore ci ha. Ricordo, abbiamo il Papa a Roma, abbiamo la Santa Casa di Loreto, poi adesso se dove si racconta tutto stiamo qui fino a domani mattina, insomma, quindi è un motivo di grande gioia. Ora, per riflettere un po' su questo, anche alla luce delle letture che abbiamo ascoltato, la prima lettura è un annuncio della salvezza portata dal Signore, e quelle mura hanno visto concretizzarsi la salvezza, perché al Fiat di Maria il Verbo si è fatto carne, appena il Verbo si è fatto carne ha preso l'avvio l'opera della nostra redenzione, no? E chi è colui che si è fatto carne? Maria Santissima è Dio in persona. Ora, l'episodio del Vangelo che abbiamo ascoltato si può vedere sotto tante angolature. Io oggi inviterei, anche ricordando la Santa Casa di Loreto, a cogliere un aspetto che generalmente passa un pochino inosservato. Gesù prende quest'uomo e gli guarisce i peccati, giusto? Quindi la prima cosa che fa è gli perdona i peccati. Il perdono dei peccati è cosa che non si vede con gli occhi, è un fatto spirituale, è un fatto interiore. Chi stava intorno comincia a pensare male, insomma, questo come sembra che chi si crede di essere. Il peccato offende Dio, solo Dio lo può rimettere. Attenzione però, Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, disse, e poi dà anche il segno del miracolo esteriore. Io vi invito a riflettere sul conosciuti i loro ragionamenti. La Santa Casa di Nazareth, tra le tante altre cose, è la casa del silenzio, ma anche la casa che ci rivela una cosa del tutto peculiare che aveva l'uomo: il suo rapporto intimo, profondo e personale con Dio. Io, guardate, ho quasi 47 anni sonati, ecco, e più tempo passa più mi vado rendendo conto di una cosa, vi prego di pensarci: se noi non acquisiamo una coscienza profonda, un rapporto personale con Dio, la consapevolezza che Lui ci vede, ma non è questo che deve prenderti paura, cioè noi dobbiamo avere una vita davanti a Lui che sia la trasparenza stessa, capite? Cioè, se io faccio un pensiero balordo, non fa niente che gli altri non lo sanno. Questo Signore, grazie a Dio, protegge le nostre coscienze dietro il riparo del nostro corpo, e nessuno di noi sa quello che pensa l'altro, ma Lui lo sa. Però non è importante che non lo sappiano gli altri, capite? È importante che lo sa Lui, perché se io faccio un brutto pensiero e il mio prossimo magari non lo sa, penso male di Lui, certo, se glielo dico faccio manco la carità, se non glielo dico Lui non lo sa, ma Dio lo sa. E io sono veramente cresciuto nella fede quando mi dispiaccio di una cosa, non perché se ne accorge il prossimo, ma perché so che se ne è accorto Lui, e Lui gli dispiace di vedere cose brutte dentro di me. Non so se riesco a farmi capire. Fino a quando non parte questo nel nostro cuore, c'è addirittura il pericolo che la nostra fede sia di mezza carta vesta, cioè che facciamo tante cose esteriori, ma dentro il nostro cuore quella che è la vita di Dio non ci sta. Non avrei parlato così nei primi anni che ero prete, perché questa cosa è frutto di tanta esperienza accumulata anche sia a livello personale sia nel contatto con le persone. Ma guardate, se non si entra, la Vergine del Silenzio è la Madonna.
questa volta un canto, credo anche il giorno dell'Immacolata, molto molto bello, no? Il silenzio non è il vuoto, il silenzio è la dimensione di un rapporto, di una vita vissuta sotto gli occhi amorevoli di Dio, in un dialogo perpetuo, intimo, fecondo, che ci riesce anche a portare dentro noi stessi e anche andare a vedere tante cose dentro noi stessi che le dobbiamo vedere, perché se non le vediamo e non le sistemiamo, quelli così rimangono. Questo non parte se non si instaura un tipo di rapporto di questo genere con il Signore. Gesù, conoscendo i loro pensieri, ricordiamo i passi della Sacra Scrittura, no? Non vogliate giudicare nulla prima del tempo, ci pensa il nostro Signore, Lui che conosce i pensieri svelerà e giudicherà le intenzioni dei cuori, allora ciascuno avrà la sua parte da Dio. Ecco perché non possiamo mai giudicare nessuno, perché quello che frulla dentro la capoccia di un nostro simile noi non lo possiamo sapere, non sai né che cosa pensa veramente, né perché lo pensa, né se si sbaglia senza saperlo, né se è cattivo, non lo possiamo sapere, ma Dio lo sa. Importantissimo in questo tempo di avvento, anche il Papa ha raccomandato, ieri San Giovanni Battista ci ha detto: nel deserto una voce grida, preparate la relazione. Nel deserto vuol dire nel silenzio, in questo rinnovato rapporto personale, proprio, intimo e profondo con Dio. Non è importante quello che gli uomini pensano di noi, è importante quello che Dio pensa di noi. La grande frase di San Francesco era il Vangelo della Madonna. Sapete cosa diceva San Francesco? Ricordati che se tutti pensano bene di te e Dio pensa male di te, perché ti conosce e sa che non è tutto oro quello che luccica, tu cattivo rimani. Ma se tutto il mondo pensa male di te, te ne dicono peste e corna e di tutti i colori, e Dio pensa bene di te perché ti conosce e sa che tu sei buono, tu rimani buono anche se tutti ti dicono e ti parlano male, perché tanto ciascuno ha gli occhi di Dio e tanto gli vale nulla di più. Ecco, speriamo che questa cosa diventi ben chiara nel nostro cuore e possiamo vivere di conseguenza. Siamo dati Gesù e Maria. Sempre siamo dati.